Ragazzuoli, siamo qua per andare a parlare di Melascula Verde, ovviamente. Non mancate, oggi pomeriggio in live. E ragazzuoli, ve lo dico adesso, domani Gacha Try Day One del nuovo Gacha di Attack on Titan Brave Order. Ragazzuoli, non mancate per nessun motivo al mondo. Domani mattina e domani pomeriggio giocheremo a quel Gacha. Quindi, detto questo, un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, campanellina sempre accesa e buona visione! Ciao, bentornati oggi su Grand Cross Jap. Perché se ragazzuoli siamo qua per andare a parlare di Melascula Verde, cosa fare, cosa non fare. E ovviamente siamo qua un po' per parlare di quello che sta per arrivare. E ovviamente ragazzuoli andiamo subitissimo a vedere il nostro banner Melascula, ragazzuoli, che è veramente bellissima. Con un design assurdo, l'ho detto ieri live, ha un design assurdo, è veramente bella. L'artwork penso sia uno degli artwork più belli di tutto Grand Cross, tra l'altro maggiorata in quel punto che avete sicuramente capito rispetto, cioè il modello è quello che è veramente Melascula, l'artwork è maggiorato, si vede tantissimo, quindi lasciamo completamente perdere questa piccola parentesi e andiamo a vedere soprattutto il banner. Se vedete i god delle gemme shoppate è perché ho preso il mensile, che tra l'altro è super god, perché non solo dà le gemme ma danno anche tutti gli skip ticket e 30 pezzi di demoni a botta, compresi coin, pendant. È veramente secondo me una cosa che attualmente è god, cioè attualmente è da prendere, punto. Prima di andare avanti con il video però volevo ricordarvi assolutamente di seguirmi su tutti gli altri social. Trovate tutti i link in descrizione, dalla mia pagina Instagram alla mia pagina Twitter, e anche ovviamente girate sul mio server Discord, seguitemi su Twitch, tutto in descrizione ragazzuoli, mi raccomando, è importantissimo, perché soprattutto Twitch, Instagram e Twitter sono i main social che utilizzo sempre tutti i giorni, e tra l'altro mi raccomando, tutto in descrizione, seguitemi ora! Poi vabbè, ho preso anche il settimanale in vista del possibile in arrivo Fest il 24. Ragazzuoli, ve l'ho detto ieri in live su Twitch, questo è un banner che secondo me va skippato. Io ovviamente questo paio di multi ce le farò, ne facciamo una ora o una oggi live come sempre, la classica multi della speranza per il video su YouTube, ma lo sapete, il day one del banner su YouTube non è mai pull, il live sì, ma il day one video non è mai pull e basta. È la classica multi della vittoria, se la puliamo bene, se no sti cazzi. Tanto non è un PG fondamentale, però è un video soprattutto per dirvi cosa fare su questo banner. Va skippato? Bisogna pullare? Cosa bisogna fare? Quanto devo pullare? Cosa sta per arrivare? Quindi parliamo un po' di tutto. E iniziamo però prima con l'analisi del banner. Ovviamente banner con retap, ovviamente 3% totale dell'SSR retap di Melascula, 0.5 solamente su di lei, 0.25 su tutti gli altri con Elaine, Zaneri, Jenna e Derieri di San Valentino, e ovviamente anche Diane sposa buttata là a cazzo che non ci dice niente. Summer, abbiamo la nostra Roxy, Eliok e Merlin, personaggio sicuramente tra i migliori del banner insieme a Derieri e Matrona, e per appunto Matrona e Diane di Halloween. Diane mi manca, Merlin e Eliok mi mancano, quindi diciamo che mi mancano un po' di cose in questo account. Forse Diane sposa no, però ecco, questi due PG Summer e Diana mi mancano, quindi sarebbe tanta tanta roba a trovarli, magari anche al posto di Melascula, non ci sarebbe nessun tipo di problema. E se non erro, non so se manca anche Roxy Summer, ora non lo so, non mi ricordo se l'ho trovata al tempo, non mi ricordo, cioè, ok, Roxy Summer c'è, quindi quella diciamo che abbiamo trovata. Parliamo del banner. Il banner di per sé, ragazzi, ve l'ho detto, non è nulla di eccezionale, si parla di personaggi ormai super vecchi, è un banner però full limited, quindi personaggi limited, ok? Abbiamo però Elaine, Jenna e Zaneri, ragazzi, che sono passati letteralmente 2 anni dalla loro uscita e ormai ce l'hanno tutti. Sono personaggi che servono solo per i demoni, quindi letteralmente sti cazzi, volendo anche nei guild boss, ma letteralmente sti cazzi, ormai ce l'hanno tutti, chi se ne frega, non si punta su questo banner per loro, punto. Diane, chi se ne frega per due. Derieri è un valido sostituto per Matrona, in caso non avessimo Matrona per il piccione, ma comunque nel banner qua c'è anche Matrona, quindi se volete pullare puntate a Matrona, non a lei, se avete gemme, tante gemme da spendere. Poi abbiamo Roxy, completamente inutile, e Eliok, semi inutile. Merlin è l'unico PG valido insieme a Matrona in questo banner, ve lo dico tranquillamente, in PvP fa ancora il suo, è molto forte. Matrona è Matrona, e Diana Halloween è completamente inutile al cazzo, quindi diciamo che
il banner è questo. Era molto meglio il banner di Skadi, era molto meglio ancora una volta il banner di Sariel, se dobbiamo scegliere. E questa Melascola, soprattutto non mi sembra un personaggio che brilli e gridi alla gloria. Devo essere sincero, è un personaggio puramente bait, è un banner puramente bait, perché l'inserimento di Merlin Summer, l'inserimento di personaggi full limite, dell'inserimento soprattutto di Matrona, è un qualcosa che è completamente bait. Io vi dico questo: siamo di fronte a tre banner consecutivi con, in tutti e tre i banner, la presenza di personaggi completamente bait. Voglio ricordarvi Matrona, più volte inserita, voglio ricordarvi Miguel, Davunilde e anche Gunter Verde, più volte inseriti, a rotazione e così via. E questo Sigurd ha comunque a incarare la dose. E in tutto questo siamo stati appunto testimoni di tre banner usciti in quest'ultimo mese e mezzo da Sire, Skadi e questo, completamente e assolutamente bait. È un po' quello che succedeva in passato, che prima del fest ti buttavano un banner con un Gunter Verde dentro, no? Gunter Halloween, è normale che sia così. Hanno solamente aggiornato questa cosa al 2022, quali sono i personaggi più ambiti nel 2022? Matrona, Brunhilde, Megelda e ancora Golden. Di fatto in questi tre banner sono tornati più volte tutti, quindi diciamo che siamo stati presenti tra Meliodas e il prossimo fest. Abbiamo assistito a questa roba completamente bait. Io ripeto, non pullate su questo banner, è carina Melascola, si fa pullare, perché ragazzi, io lo ripeto, un design così, Melascola così, porco due, se è bait, ok, è veramente bella. Poi anche lei il limite di San Valentino, bellissima, ok, però attualmente non riesco a vedere di una utilità, se non per quella cosa che il team è immune Ignite, quindi è un buon counter volendo di Kyo. Quindi questa è l'unica cosa che posso trovare di carino in questo personaggio, ma secondo me non andrà mai in meta. Secondo me è solo un PG da mera collezione, solo un PG da bello d'estetica, tutto qua, devo dirvi la pura e sincera verità. Oltre a questo, però, parliamo ovviamente anche della barra, perché la barra da riempire, ragazzi, io pensavo fosse che alla fine c'era solo Melascola volendo Derieri, e invece no, a quanto pare troviamo tutti e cinque personaggi di San Valentino usciti negli ultimi due anni. Quindi il primo anno troviamo il trio, l'anno scorso Derieri, quest'anno Melascola, quindi diciamo che è a scelta del player uno di questi cinque. Piccolo consiglio, Melascola, se non l'avete trovata, o comunque Derieri, che chi altro ormai chi se ne frega, almeno Derieri è un pochettino più utile volendo. Detto questo, io vi sconsiglio completamente il pull. Tra l'altro, quello che ho detto poco fa è proprio: se volete pullare avete 3000 gemme da parte, quello nel senso. E il banner ovviamente al GSSR 300 gemme è ovviamente un 16% per Melascola e un 8% per tutto il resto del banner. Ripeto, obiettivi nel mio caso: Merlin Summer, Eliok e Diane, oltre ovviamente a Melascola stessa. Quindi ci sono un po' di personaggi in questo banner che nel mio caso mi servirebbero non tanto per giocarli, ma per pura collezione del box e CP box. Quindi diciamo che un paio di multi ce li altro a fare, ne facciamo una in questo video e una oggi pomeriggio in live. E quindi niente, di base ripeto, skippate. Perché questo? Perché vi rispiego ancora una volta cosa secondo me sta per arrivare. È semplice ragazzi, questo banner andrà a avere il 24. Secondo me il 23 ci sarà la live della Netmarble. Live della Netmarble che porterà sul Jap Albi il 24, quindi all'addio del banner di Melascola, il banner Festival Global, che vi ricordo sul Jap è obbligato ad uscire prima, ok? Quindi il banner Festival Anniversario Global sul Jap uscirà una settimana prima, il 24. Sul Global, secondo me, faranno la stessa cosa che fecero per Meliodas. Cercheranno di fare una cosa in contemporanea, con trailer e video in contemporanea sul loro Twitter, ma faranno uscire il banner, come per Meliodas, una settimana dopo. E indovinate un po', una settimana dopo, esattamente di giovedì, dal 24, quando è il 3 marzo, cioè il vero anniversario, day one di Gankos Global. Quindi secondo me, ricapitolando, il 23 ci sarà la live dell'annuncio del nuovo fest, Leeds Light secondo me, il 24 banner anniversario sul Jap e il 3 marzo giovedì sul Global anniversario. Detto questo, vi sconsiglio il pool, tenete le gemme, un possibile fest rotto è in arrivo, non fatevi invitare dal Melascola vestita in modo molto molto succinto, ma comunque lasciamo completamente perdere, è bellissima, su questo non ci piove. Multi della speranza, ragazzi, ditemi nei commenti cosa avete pullato, se avete pullato, beh, ve l'ho detto, a meno che non abbiate 2000 gemme, skippate a peppari. Unica multi in questo video, se trovassi Melascola e Merlin Summer nella stessa multi, sarebbe bellissima, tanto non troveremo Lost Vein. Ok, Lost Vein, vabbè,
ci può stare Lost Vein, non c'è Hawk, quindi Ellie Hawk si esclude, cioè non è che si esclude, può comunque uscire, però di base trovassi Melastula sarei super contento, cioè vabbè è rate up, quindi ha un rate doppio rispetto agli altri, sarei contentissimo. Please, gioco o Melascula o Merlin Summer, sono i primi premi. Va bene anche di Halloween, però non andrei a giocare, a meno Melascula è bella da vedere, nel senso. Anche di Halloween è molto bella, però di base non è Melascula, ok? E poi anche per provare live su Twitch, se la dovessimo trovare la proveremo oggi in live. Tra l'altro sono reduci da un periodo di completo shaft. Scadi, non ho trovato un cazzo, sale il garantito e basta del GSR delle 300 gemme, sì, però non l'ho pullato. Meodas, un Meodas al garantito e basta, King al tempo, solo il garantito, quindi è un po' di mesi che sto shaftando pesantemente, cioè Brunilde in due bander mai trovata. Speriamo in Melascula, speriamo veramente in Melascula, sarebbe veramente ottimo. Please, gioco, dai. Oh, va bene, di Halloween, mi va bene, mi mancava. Tra l'altro, beh, molto bella pure lei, c'è poco da fare. Di Halloween, ci sto, mi mancava, GG ragazzi, GG, dai, sono contento, mi mancava. Il design anche di questo personaggio a 2R è veramente una figata pazzesca, quindi sono contento. Potevo scimmiare un altro porco 2, cioè, che non è male, però preferisco avere i personaggi che non ho, piuttosto che quelli che ho già, che fanno bene anche all'uno, nel senso. Quindi, detto questo, per me, per questo video è tutto, noi ci vediamo oggi pomeriggio in live su Twitch, ragazzuoli, sculata. Avevo messo sicuramente anche il titolo. Oggi probabilmente o domani uscirà un secondo video, e cioè domani forse ci saranno due video, o oggi due video, vedrò comunque quando farvi uscire il secondo video. Ok, detto questo, è andata bene. Oggi multi extra e vediamo se troviamo anche Melascula in quella multi extra. Grazie a tutti ragazzuoli e let's go, bye. Si iscrivete, vi sotto al centro, recuperate tutti gli altri video qua a destra e a sinistra, anche qua sopra nelle schede. Grazie a tutti, commentate qua sotto live oggi e ciao a tutti raga. Swally!